diventare un campione in produzione, in fase di produzione. Una volta che abbiamo preparato tutti i capi sul tavolo, fatto i baffi, fatto tutte le piccole cose che devono essere fatte, va passato al manichino. Il manichino fa un grattaggio in maniera tale che il pantalone deve essere terminato, l'usura deve essere terminata. E in effetti si fa un'usura, si fa un invecchiamento noi di capi, che li rende pronti per essere indossati secondo la moda, no? Questo proprio è dove che viene fatto tutto il lavato, che abbiamo sempre lavato, però io lo chiamerei trattamento del jeans. Si dice lavato perché è in acqua che si viene fatto. Ci sono le varie macchine dove si mettono conforme alla grandezza della macchina, dai 150 ai 200 pantaloni, e vengono trattati con la pietra pomice, con dei prodotti, dei saponi speciali, per schiarire o per lasciarli scuri, perché anche quello adesso la moda chiede molto scuro, per esempio, no? E vengono trattati in maniera tale di fissare il colore, il denim, l'indaco, perché è l'indaco il colorante, in maniera tale che rimanga scuro. Con gli effetti fatti prima e il trattamento qua ti dà il pantalone che è finito praticamente, no? Adesso va, bisogna risciacquarlo, eliminare la pietra pomice che c'è dentro in mezzo ai pantaloni, lavarli, risciacquarli in maniera che rimane bello brillante il fondo del tessuto, e poi va all'asciugamento. Questa è la differenza dei trattamenti che vengono fatti. Questo è più trattato, dove si vede l'usura fatta dalla pietra pomice, e questo praticamente non ha pietra ed ha un lavaggio fatto con gli enzimi. Sono delle famiglie di enzimi studiate apposta che mangiano solo colore indaco e fanno schiarire, non toccano il cotone, non toccano altre sostanze, solo l'indaco. La moda richiede delle rotture, cioè l'usura estrema del pantalone praticamente, no? E bisogna fare le rotture come che fosse stato usurato a forza di indossarlo, e si fa con delle molle, la carta vetrata, e si vede come lavorano le ragazze. Però dopo, naturalmente, nell'invecchiatura diventa anche più chiaro, no? Molto chiaro il pantalone. Allora dobbiamo trattarlo con dei prodotti ossidanti che schiariscono colore indaco, con pennello, partendo dove ci sono le usure, e naturalmente sul davanti del pantalone, il dietro e sulle tasche. A parte le rotture che abbiamo visto prima, il pennello dà questi effetti chiari di capo usurato al massimo.
Che figa! 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 Che figa